Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video nella mia cucina, ma non è una ricetta, ma è un get ready with me, quindi un video di trucco make up. E so che può essere strano e non siete abituati a vedere una persona che si trucca in cucina, e non sono l'unica e sola che fa queste pazzarie, ragazzi, ma per il semplice fatto che qua ho una luce molto più naturale, quindi così magari vedete meglio i prodotti, e perché mi dite sempre che magari le luci sono troppo forti. So, vado di luce naturale, qua si vede bene, quindi avete il panorama della mia cucina. Ho preso tutti i trucchi, li ho messi qua dentro. Vi voglio anche parlare di alcune cose importanti, quindi approfitto di questo video per parlare un po' con voi, visto che non lo faccio mai, e quindi mi metto questo. Madonna, come sono carina! Sono una gattina o una topolina, non lo so cosa sono, ma sicuramente sono qualcosa di molto osceno e orrendo, vabbè. Ragazze, iniziamo. Mi volevo truccare con le cosine di Essence che avevo comprato, che vi avevo fatto vedere nell'ultimo video Essence, perché voi mi avete chiesto appunto di farvele vedere all'opera. Se non avete visto il video, come al solito ve lo lascio cliccabile qua nelle schede. E scusate se sentite dei rumori di sottofondo, non so se li sentite, spero di no, perché stanno trivellando, stanno lavorando fuori di operai la strada, e anche il mio cervello, perché da stamattina alle 7 che stanno trivellando, quindi mi vorrei suicidare. Vabbè, parlo così, grido e canto, così non sento il martello che rumo. Metto il correttore, come correttore utilizzo sempre il mio, perché veramente Non mi azzardo assolutamente a mettere quelle schifezze che vendono, piene di silicone e di roba, e poi non mi coprono nulla. Invece questo mi copre bene. Il correttore per me è veramente fondamentale. Comunque, vi volevo parlare proprio a proposito di questa cosa che voi spesso mi chiedete: fai video dei prodotti, recensioni qua e là, e avete visto che io, diciamo, anche se amo tantissimo i prodotti bio e ve ne ho sempre parlato tantissimo, ultimamente sto facendo meno video in cui parlo dei prodotti bio. Faccio sempre quelli là dei prodotti da supermercato che vado a comprare, ve li faccio, però un po' meno quello delle marche famose, quelle bio, naturali, eccetera. E quindi giustamente vi chiedete: come mai non ho mai parlato di questa cosa? La verità, ragazzi, è che ho perso un po', diciamo, la voglia di farlo, perché ho visto parecchie cose che non mi sono piaciute, quindi man mano, neanche volontariamente, praticamente, tra virgolette, mi è passata un po' la voglia. Voi, come sapete, io sono sempre molto molto schietta e sincera con voi, quindi non riesco a fare una cosa, diciamo, contro voglia, si vedrebbe, insomma, che non mi fa piacere. Quindi cosa è successo? Utilizzo questa qua come cipria, che è quella di Benecos, ed è, non so che colore è, comunque compact powered, è molto molto carina, una cipria molto Benecos, marchio a basso costo, tedesco, molto carino. Ah, volevo mettermi anche un po' qua perché c'ho un brufolettino, quindi questo mi copre tutto, e vado a tamponare con la cipria. Quindi cosa è successo? Io, quando vi faccio vedere le marche, ad esempio anche dei trucchi eccetera, ma anche dei prodotti eccetera, di solito, anche per esempio i prodotti al supermercato, sono sempre io che vado a comprare i prodotti e ve ne parlo. E adesso non voglio dire che sono l'unica, fondotinta minerale, sempre il mio, anche questo qua mi piace tantissimo. Non utilizzo, sapete, fondotinta con siliconi e schifezze, no, vado sempre di minerale o nulla, spesso metto nulla, utilizzo pochissimo trucco, quindi questo è un trucco proprio a me quotidiano che faccio sempre, perché non mi piace truccarmi tanto. E niente, vi dicevo, quindi, diciamo, io non voglio dire che sono l'unica, ci sono sicuramente, però veramente sono poche le ragazze su YouTube che ormai vanno loro a comprare i prodotti e parlano dei prodotti. E diciamo, col tempo, neanche poi, non è una cosa che è successa dall'oggi al domani, si è verificato questa cosa che le aziende inviano i prodotti e si fanno la pubblicità, eccetera. Nulla è il contrario, perché comunque internet
è un nuovo modo di farsi pubblicità. Nella TV è saposa, fanno le pubblicità, le fanno tramite internet e tramite YouTube, quindi voglio dire, era prevedibile come cosa che sarebbe successa. Come terra utilizzo questa qua di Evril, polvere bio, mi piace tanto, anche questo marchio a basso costo, completamente bio. Vedete, come vedete, io continuo a utilizzare prodotti bio, infatti molte volte si chiedevano, ma non è che ti sei convertita? No ragazzi, io continuo sempre a utilizzare prodotti bio, naturali, però diciamo, se vi faccio vedere questa qua, no, come tutte le cose, io non collaboro con nessuna di queste aziende di cui faccio vedere i prodotti, e quindi non è che io adesso faccio vedere Evril mi paga, no, assolutamente no, non ho nessuno sponsoring. Io ho sempre fatto così, di mia iniziativa decido se parlare di un prodotto, se no, non è che tu mi di prodotti io devo per forza parlarne bene, devo per forza mostrarli, decido io se voglio mostrarli, se no, se l'azienda, no, ti dice ah, allora non te li mando, per me ti metto proprio nella lista nera, perché se tu mandi il prodotto solo per farti parlare bene, allora per me veramente mi scade un po' l'azienda. Quindi l'azienda invia il prodotto, tu, secondo me, almeno così faccio, so che tante non fanno così, però secondo me così si dovrebbe fare, cioè io se voglio parlare ne parlo, se voglio parlare bene parlo bene, se voglio parlare male parlo male, tu me li invii o non me li invii. E vi dico che tante aziende, ma proprio tante marche di trucchi eccetera, i trucchi, vedendo ste cose, i trucchi non me l'hanno inviati più, perché vedevano che c'erano altre che ovviamente come ricevevano i prodotti subito, Instagram Story, ormai Instagram Story vengono utilizzate solo per aprire pacchi, per mostrare i prodotti, cioè veramente una tristezza. Nei video su YouTube mostravano sempre, parlavano sempre bene, ovviamente a me che me li mandavano a fare, dicevano tu te li mandiamo o non li mostri, o magari dici pure qualcosa dell'inci che non ti sta bene, ma vattene a fanco, carità dolce, ci scocciare, quindi non me li inviamo. Vi giuro che non me li inviano il contouring. Quindi vi dicevo, il problema nasce quando le aziende pagano, e parlo di aziende che pagano veramente tanti soldi per farsi nominare, per farsi utilizzare come blush. No, forse come blush devo utilizzare questo, che è il nuovo appunto che vi avevo mostrato di Essence. Addirittura anche Essence si è messa a mandare i prodotti. Io sono andata sempre io a comprarli. Diciamo tu azienda Pinco Pallino, mandi questi prodotti e ti fai pagare. Io poi non mi viene di dire, ah ragazzi, lo sapete, questo prodotto che lo sono andata a comprare io, no? Perché ovviamente mi passa un po' la voglia, perché se tu azienda, cioè non vedo più quella naturalezza nelle recensioni di dire cosa ti piace e cosa non ti piace, c'è dietro ovviamente le ragazze vengono pagate, e molto spesso sono anche rimasta male da, allora, le multinazionali, quelle grandi, no, che è inutile che le nomino, ovviamente si sa che pagano, hanno fior di quattrini, e quindi ovviamente pagano e si sa, no? E quindi praticamente in ogni make-up tutorial o in ogni get ready mi sono sponsorizzati, sono pagati da queste aziende che mostrano, per mostrare questi trucchi, quindi non è solo l'invio del prodotto, ma proprio il fatto che ti pagano. E quindi io ovviamente non mi metto a ricevere i prodotti di quello, sapete, non me li inviano proprio perché contengono comunque ingredienti dannosi, io non vi ho mai parlato, quindi neanche per soldi, sono cose che vanno oltre i soldi. Molto spesso mi hanno chiesto, ma perché tu non vai agli eventi delle marche dove vanno le blog? Ma io, anche se mi hanno invitato, a volte ci hanno provato, educatamente ho rifiutato, perché sono proprio fuori luogo, perché io vado proprio contro queste marche che contengono questi ingredienti, quindi è proprio una cosa fuori luogo. E io ho rifiutato collaborazioni veramente di migliaia di euro, vi giuro, ma vi sto parlando di tutti euro che io non ho mai visto in vita mia, e veramente con le lacrime quasi, ma molto fiera e molto soddisfatta di me, l'ho rifiutata, perché andavano contro la mia ideologia, erano marche, erano prodotti che non erano, avevano ingredienti che non mi andavano, quindi non erano coerenti con il mio messaggio. Voglio essere coerente, ci sono cose che valgono più dei soldi nella mia vita, e non lo dico perché io sono ricca, ma davvero ragazze, cioè veramente ci sono cose più importanti dei soldi, e quindi non è che io devo mangiarci con questi soldi, fortunatamente sono una persona molto fortunata, una persona anche che mi accontento, non voglio diventare miliardaria, quindi ho rifiutato. E
poi la cosa brutta è stata vedere dopo 2 giorni, vi giuro, dopo 2 giorni, vedere quell'azienda che ha mandato quei prodotti, ha pagato un'altra youtuber famosissima che ha fatto queste recensioni a pagamento, si è intascata tutti i soldi e non ha detto neanche che i prodotti le sono stati inviati, cioè addirittura è lei stata pagata, ma l'ha fatto capire proprio come se fosse una cosa che lei era andata a comprarli, che erano prodotti che, cioè, guardate, io sono rimasta malissimo. Quindi quella azienda, per me, io sono cose che veramente, se apro veramente la roba, non posso dire, però veramente io, cioè, mi è proprio scaduta quell'azienda, che già non mi piaceva, però io l'ho messa proprio in una lista nera. Quindi io così faccio, metto un po' di blush anche qua sulla palpebra, quindi sono rimasta proprio male. Ho detto, e io mi faccio molto i fatti miei, però le vedo queste cose, guarda un po', e le ragazze ci credono a sto nuovo prodotto, a sta nuova cosa, e questi trucchi. A volte io sono rimasta male anche per le aziende bio, perché praticamente è successa questa cosa. Le aziende bio, allora mi metto come ombretto giusto nella piega nell'occhio, che è sempre quello della Essence in Blue nuovo, il duo, e proprio poco di questo più chiaro, proprio qua, ma pochissimo. E quindi io sono rimasta male perché queste aziende bio praticamente hanno fatto collaborazioni, hanno inviato i loro prodotti a persone che di bio non ne hanno mai parlato e di bio non sono mai interessate, pagandole e facendosi fare i video a pagamento. A me questa cosa è dispiaciuta moltissimo, perché ovviamente dico, cioè, voi basta che una persona è molto visualizzata, e praticamente una persona prima parla dei prodotti con la paraffina e dei silicone, poi parla dei vostri prodotti, a voi sta bene, basta che comunque ve li fa comprare, e quindi hanno pagato queste persone. Ovviamente capite che, cioè, è un controsenso, mi scade un po', no, quell'azienda. Quindi ovviamente mi dispiace questa cosa, e quindi ecco il motivo per cui anche marchi bio non sto mostrando più, perché è anche importante, secondo me, la filosofia di un'azienda. Questo ti fa capire che l'azienda praticamente allora non ci tiene a questo bio, non tanto ci tiene al bio, insomma, perché se a farsi sponsorizzare da persone che mostrano anche, utilizzano prodotti con siliconi, con paraffina, quindi qual è il senso? Questo qua l'ho comprato di recente da Kiko, per esempio. Anche Kiko sta inviando i prodotti, le cose. Io a volte li facevo video su Kiko, ma ero io che andavo da Kiko e compravo, tra il marasma di paraffina e silicone, compravo qualcosina che avevo monince e ve li consigliavo, no? Come faccio con Essence. Però vedere che Kiko manda quintalate di prodotti a destra e a manca, e ma chissà, forse si farà pagare, non lo so, perché io non dirò mai un'azienda si fa pagare, perché non lo so, non lo voglio sapere, non mi voglio mettere in queste cose. Però davvero capite che a me mi scade un po' questa cosa, quindi, perché sta diventando tutto veramente poco spontaneo. Io davvero, anche che comunque sono da molti anni che faccio questo, eccetera, ma davvero io ancora quotidianamente vado al supermercato, vado là, mi compro i prodottini, nei prodotti al supermercato, vado al Lidl, ad esempio, anche Lidl, adesso anche Shein, anche mi sta passando la voglia, perché ho fatto tanti video su Lidl, su Shein, e vi ho parlato dei prodotti, la linea bio, dei prodotti con Bonici, ho sempre parlato bene, e adesso anche loro si stanno facendo sponsorizzare da persone che comunque di bio, di prodotti naturali, non se ne sono mai interessate. Quindi ovviamente a me passa un po' la voglia, quindi non so fino a quando lo farò. E non è che io voglio essere pagata da questo prodotto, perché credetemi, ragazzi, io, cioè, non ne ho proprio bisogno, quindi non mi interessa. Io mi piace essere, avere una, essere coerente nel mio lavoro e fare il mio lavoro bene, il mio lavoro di youtuber, e essere seguita perché dico la verità, perché sono sincera, sono onesta. A me, cioè, di ricevere prodotti gratis, di essere pagata da loro, veramente non mi, preferisco avere una dignità e avere una coerenza, essere coerente ed essere sincera. Tutti i prodotti di cui parlo nei miei video sono prodotti che io, in cui ci credo, in tutti questi anni ho mostrato prodotti in cui ci ho creduto, che mi sono piaciuti, e quindi
veramente tutto ciò, no? Ovviamente le persone dicono: ah, ma perché hai diminuito questi video? Ma secondo voi, mi sono pettinata, avete visto ciglia e sopracciglia, e vado ad utilizzare la matita, questa qua di Nabla, che c'ha pure il pettinino. E quindi tutte queste marche che non sai alla fine, c'è talmente tutto questo commercio dietro che non sai se i prodotti sono inviati, se li pagano, se la dicevo, per cui poi la sfumo un po' col pettinino, per cui io ho diminuito tantissimo i video di, scusate, sto ritornando piccola, ho diminuito tantissimo il blush, l'ho messo, mi aggiungo anche un po' di questo qua che è quello Mosaic, molto molto carino, sempre di Essence. Ho diminuito tantissimo i video di recensione di prodotti eccetera, proprio perché io mi è passata un po' la voglia, dico la verità, perché comunque io sono sempre stata onesta, quasi sempre sono andata a comprare, o anche se mi hanno inviato, però mai mi hanno pagato e mi sono messa qua, quindi ovviamente mi è passata un po' la voglia, perché vedere che queste stesse aziende pagano veramente migliaia di euro e quindi un po' mi scade questa cosa, mi è passata un po' la voglia, perché io sono un po' furia a tutto questi commerci, tutte queste collaborazioni. Quindi io veramente sono, anche se sono una youtuber, però sono ancora una ragazza semplice che vado là, come ai primi tempi, così si faceva su YouTube, tornavi là, ti compravi il prodotto, ah ragazze ciao, questo com'è bello, mi piace. Cioè, sono ancora così nei miei video dei prodotti al supermercato, sono ancora così. Proprio ieri sono andata al supermercato e mi sono comprato 2-3 prodottini di una marca che ho letto l'inch e mi è piaciuta. Ma adesso, se io vedo questa stessa marca che invia pacchi di prodotti e paga per farsi recensire, capite che un po' a me, non so, ditemi voi come mi devo comportare, a me mi passa un po' la voglia, anche perché molto spesso poi ci va la fine pure di mezzo, perché allora, ad esempio, questa marca manda quintalate di prodotti e paga le youtuber, le blogger, e poi io mi vado a comprare dei prodotti. Ah, perché tu ti fai pagare? No, io non solo mi sono andata a comprare, non solo devo vedere tutto sto coso, non solo in tasca non me ne viene niente, ma neanche niente ne voglio, mi basta la gloria e la mia coerenza, che vale molto più dei soldi. Però ovviamente ci rimango male, ti dicono: ah, tu ti hanno inviato i prodotti, vedi, magari me lo sono andata a comprare io. Cioè, ovviamente le persone, con questo non sto incompando nessuno, perché ovviamente anche io magari dal di fuori, vedendo che questa marca invia a tutti, penserei che pure io sono stata pagata, mi hanno inviato, invece non è così. Quindi per evitare di essere uniformata alle altre, per evitare di essere considerata anche io una di quelle, ovviamente non so neanche io se mostravi questi prodotti, se non mostravi questi prodotti che ho comprato io, perché poi spesso mi si viene, mi se sono stata additata di collaborare con aziende con cui io non ho mai collaborato e se ne ho parlato bene semplicemente perché mi piacevano. Quindi non so neanche io ormai, così è ragazze. Come rossettino mi volevo mettere allora uno di questi due nuovi di Essence. Io mi metto questo qua, che praticamente è il 13, che è questo fucsia molto molto carino, che si intona con la maglia. Quindi mi dicevo io, mi è passata un po' la voglia, non so neanche io come comportarmi. Ecco perché io ho aumentato i video vlog, ho aumentato video ad esempio sulla palestra, sull'allenamento, perché ormai c'è troppo un commercio di collaborazioni, di prodotti, e non so neanche io come fare, perché poi mi piacerebbe, però datemi un consiglio, ditemi voi se cosa devo fare, non lo so. Comunque io almeno quelli là dei prodotti da supermercato vorrei continuare a farli, nonostante anche le marche dei prodotti al supermercato stanno facendo, stanno inviando eccetera. Vedete ad esempio Lidl che si fa sponsorizzare eccetera. Io aspettate un attimo, questo è carino, non è molto coprente, però è molto carino. E quindi io ragazze non so neanche io come fare, questo è un po' un video sfogo confessione, perché proprio ci tenevo a dirvi due parole su questa cosa. E non lo so, datemi anche voi dei consigli, questo è il trucco che faccio ogni giorno, a parte il rossetto non lo metto neanche, e metto sempre il burro cacao. A proposito di burro cacao, volevo farvi un video aggiornato con la ricettina di un burro cacao, perché io ho praticamente le labbra che se ne cadono e parecchie persone attorno a me, tipo mia sorella, cioè, quindi magari voglio approfittare per farne un po' e regalarli. Fatemi sapere se vorreste il video,
Non mi dite sì sì e poi non lo vedete, ditemi sì sì se poi lo vedete, perché veramente a me piacerebbe tantissimo farlo, però non so se vi può interessare la nuova ricettina del burro cacao fatta in casa, semplice semplice carino carino. E voglio continuare io nel canale a fare comunque anche qualche ricettina, più ricettina che recensioni, ve l'ho detto per questo motivo, anche se mi dispiace, però non so, ditemi voi nei commenti se cosa mi consigliate di fare, se vi interessa comunque vedere i miei video dei prodotti al supermercato. So che a tante di voi sono stati utili e sono ancora utili, e però insomma vi volevo manifestare questo mio malcontento della situazione che sta venendo a creare. Io mando un bacio grandissimo, spero che questo video chiacchiera che 3 di trucco proprio così semplicissimo, ve lo accedere più da vicino, molto molto semplice, vi sia piaciuto. Vi mando un bacio grandissimo e mettetemi un like, mi raccomando. Ciao.